Un saluto a tutti gli amici di gizchina.it. Oggi vedremo la recensione completa di un dispositivo molto atteso da tutti voi. Stiamo parlando del Nubia Z9 Max, variante con display da 5,5 pollici dello Z9 Mini, di cui vi abbiamo precedentemente proposto la nostra review esclusiva. Prima di continuare con la recensione, ringraziamo toprasellerstore.it per l'invio del sample, che potrete acquistare sullo store utilizzando l'apposito codice sconto che trovate nella recensione testuale linkata in descrizione. Facciamo una breve panoramica della confezione di vendita, mettendo da parte momentaneamente il dispositivo. Il box è caratteristico della nuova serie Nubia, con un nero dominante con il logo Nubia posto sulla parte frontale e le specifiche tecniche complete in lingua cinese sulla parte posteriore. All'interno troviamo un piccolo cartoncino con l'estrattore per lo slot SIM e micro SD e un breve manuale utente in lingua cinese con alcune illustrazioni. Mettiamo da parte il cartoncino e vediamo che all'interno della confezione è presente un logo Nubia adesivo, un alimentatore da parete non europeo che necessiterà dunque di un adattatore e un cavetto USB micro USB di colore rosso. Riprendiamo il dispositivo ed andiamo a parlare del design dello stesso. Il design del terminale è praticamente identico a quello del fratello minore, ovvero dello Z9 Mini, con dimensioni ovviamente superiori e con la differenza che la scocca posteriore non è removibile. La scocca, come nello Z9 Mini, è realizzata in vetro, mentre la cornice laterale in metallo. Parliamo di un dispositivo che misura 154,8 x 76,6 x 7,9 mm di spessore. Vediamo velocemente la disposizione dei tasti. Sul profilo destro troviamo il bilanciere volume e il tasto di accensione e spegnimento. Sul profilo sinistro invece sono collocati il doppio slot per le SIM in formato nano e lo slot per espandere la memoria tramite micro SD fino a 128 GB. In basso invece è presente la porta micro USB con funzionalità di ricarica e trasferimento file, il primo microfono e il singolo speaker di sistema. In alto invece troviamo il jack da 3,5 per le cuffie, il secondo microfono per la riduzione di rumori. Frontalmente invece in alto la fotocamera da 8 megapixel, la capsula auricolare, i sensori di luminosità e prossimità. In basso invece è presente la barra di navigazione retroilluminata in rosso con il tasto home che funge anche da LED di notifica. Come detto, la scocca posteriore è realizzata in vetro e raccoglie la fotocamera da 16 megapixel con sensore Sony a 6 lenti accompagnata dal singolo LED flash. Al centro invece troviamo il logo Nubia sulla parte appunto centrale. Detto questo, possiamo iniziare a parlare del display, che è una delle differenze rispetto al Z9 Mini. Il display di questo terminale, come dicevamo, è da 5,5 pollici, con risoluzione Full HD 1920x1080. Il pannello montato su questo terminale, dobbiamo dire che è di buona qualità. Vi mostriamo subito delle immagini test per farvene valutare appunto la resa. Vi diciamo che la resa cromatica è molto fedele, così come sono ottimi anche gli angoli di visuale. Come potete vedere, la riproduzione di vari colori è davvero di buona qualità. Eccezione fatta per il nero, che alla massima luminosità, pur essendo abbastanza profondo, tende leggermente al grigiastro. Ottimo anche il touchscreen, sia in fase di digitazione che di navigazione all'interno dell'interfaccia e delle applicazioni. Il Nubia Z9 Max è dotato, come nella variante mini, di supporto Dual SIM Dual 4G LTE. Entrambe le SIM sono in formato nano, come già detto, ed entrambe godono del supporto alla connettività LTE, switchabile a caldo tramite l'apposito menu. La ricezione del segnale è ottimo, così come la stabilità dello stesso nel cambio cella in movimento, sia in 4G che in 3G. L'audio è di buona qualità, con un volume massimo però non elevatissimo, ma con una definizione e la qualità del suono del prodotto davvero buona. A tal proposito facciamo un breve test di riproduzione musicale utilizzando il nostro solito file di test. Come avete potuto sentire, l'audio è di buona fattura, ma come diciamo, non è il volume massimo non è altissimo. Nessun problema invece per quanto riguarda il volume in capsula auricolare, che è di ottimo livello e garantisce conversazioni nitide e chiare. Facciamo a tal proposito un test di chiamata chiamando al servizio clienti utilizzando una delle due SIM inserite all'interno del telefono. Attiviamo il viva voce. Benvenuto in Vodafone. Per la telefonia mobile e internet con smartphone.
Come avete potuto sentire, anche al volume massimo il viva voce non tende a gracchiare, garantendo una buona qualità delle conversazioni. Nulla da dire per quanto concerne il Bluetooth, testato effettuando i pairing con una Xiaomi Mi Band e con un LG G-Watch. Entrambi con un pairing rapido e una connessione stabile. Nessun problema invece col GPS, che funziona in modo eccellente senza problematiche. Per quanto riguarda il Wi-Fi invece, il dispositivo ha, diciamo così, litigato e non poco con il router con cui l'abbiamo testato, che precisiamo è lo stesso router utilizzato per testare i dispositivi delle recenti recensioni, evidenziando dei problemi di aggancio del segnale e una velocità di navigazione davvero molto bassa. Effettuando però un reset di fabbrica, la situazione è leggermente migliorata e lo Z9 Max ha evidenziato un segnale che, seppur non agganciato perfettamente nelle zone d'ombra, risulta essere abbastanza stabile e garantisce una buona qualità di navigazione dove il segnale è abbastanza alto. Dunque, sotto questo punto di vista, Wi-Fi che pecca un pochino. Vediamo uno dei punti di forza di questo dispositivo, ovvero la fotocamera. La fotocamera posteriore, come dicevamo, è composta da un sensore da 16 megapixel Sony con 6 lenti e da un LED flash, quindi un singolo LED flash. Ci troviamo probabilmente dinanzi a uno dei migliori dispositivi in termini di performance fotografiche della recente generazione, quindi della generazione attuale, che riesce a realizzare scatti di altissima qualità nella maggior parte delle situazioni di utilizzo. L'hardware consente dunque di realizzare, come dicevamo, scatti buoni e ben bilanciati, sia di giorno con una buona luminosità, sia di notte. Vi mostriamo alcuni sample realizzati con la fotocamera di questo dispositivo per farvene vedere la qualità. Ecco il primo. Come potete vedere, abbiamo fotografato un paesaggio che viene scattato alla massima qualità, quindi 16 megapixel, con una buona definizione e dei colori molto fedeli alla realtà. Buono anche l'implementazione dell'HDR, che non tende a snaturare gli scatti. Le macro sono probabilmente uno dei punti di forza di questo terminale e riescono a raccogliere tantissimi dettagli davvero molto nitidi. A tal proposito, segnaliamo un problemino software, perché vi spieghiamo tra poco che non è hardware, per quanto riguarda la messa a fuoco. Nelle macro la messa a fuoco, quindi l'autofocus, non è ottimale, ma passando alla modalità pro, di cui parleremo tra poco, e andando a giocare con i relativi settaggi, questa problematica si risolve e dunque realizzeremo dei scatti davvero molto soddisfacenti, come quelli mostrati nelle foto in visione. Andiamo a valutare anche gli scatti effettuati al buio o con scarsa luminosità. Il flash, nonostante un singolo flash, è davvero potente, riesce senza snaturare i colori a mettere in evidenza i soggetti anche in situazioni di buio totale. Abbiamo apprezzato particolarmente la gestione degli scatti su superfici riflettenti, davvero molto buona, come visibile anche da questa immagine. Diciamo, un'app fotocamera molto ben realizzata ed è probabilmente una delle app fotocamere più complete mai viste finora su un smartphone di questa generazione. È presente una modalità di scatto basilare con la possibilità di gestire il bilanciamento bianco, il focus o l'esposizione, o una modalità pro, che ora vi mostriamo, in cui è possibile agire su ogni singolo valore in maniera molto molto approfondita. Infine è possibile attivare l'HDR, impostare lo scatto multiplo o le varie impostazioni per quanto concerne la dimensione del file da salvare, quindi la risoluzione con cui scattare, dove salvare i file, se sulla memoria interna o sulla memoria esterna, quindi sulla microSD, e varie impostazioni di questo tipo. Oltre a questo troviamo delle modalità inserite in un apposito menu nella home screen, che permettono di realizzare scatti con effetti speciali, con un tempo di esposizione maggiore, di panorami, di effettuare dei video utilizzando un'apposita modalità video alla risoluzione massima di 4K, come potete apprezzare dal nostro file di testo che troverete nella recensione testuale, ed anche impostazioni per il cosiddetto light painting, ovvero la possibilità di realizzare scatti giocando un pochino con soggetti luminosi in condizioni di luce scarsa. Dunque, per quanto riguarda fotocamera, decisamente promossa, soprattutto per quanto concerne appunto gli scatti. Buoni anche i video, che dicevamo alla risoluzione in 4K, con una resa cromatica fedele e una buona stabilizzazione dell'immagine. Tuttavia il dispositivo, precisiamo questa cosa, tende a surriscaldarsi leggermente durante la registrazione.
Ciò dipende probabilmente dal chipset installato sul dispositivo, in quanto il Nubia Z9 Max è mosso dal processore Octa-Core Qualcomm Snapdragon 810 con architettura 64 bit, accompagnato da una GPU Adreno 430 e da ben 3 GB di RAM. Ci troviamo dinanzi a una configurazione simile allo Xiaomi Note Pro, di cui vi abbiamo proposto recentemente una recensione, eccezione fatta per il quantitativo di RAM inferiore. Le performance di questo dispositivo sono davvero molto buone e anche se i benchmark risultano inferiori rispetto al top di gamma di Xiaomi, la fluidità in utilizzo è decisamente soddisfacente. Non si raggiungono mai, infatti, temperature eccessivamente alte e ciò dipende anche dalla buona ottimizzazione del software, che interviene quando necessario ad abbassare le frequenze del chipset, soprattutto in situazioni di sovraccarico dello stesso. Il surriscaldamento, tuttavia, è comunque percepibile, ma nulla di estremamente fastidioso, che però va a confermare le note problematiche di cui abbiamo parlato e discusso più volte anche tramite appositi articoli sul nostro sito, di dissipazione dello Snapdragon 810. Facciamo a questo punto un test di navigazione web sfruttando i browser stock, quindi i browser del sistema Nubia. Facciamo un primo test su jizzchina.it, che come sapete è già ottimizzato per l'utilizzo mobile dei dispositivi. Aspettiamo che viene caricato il terminale. Come vedete stiamo sotto rete wifi, leggermente lenta la navigazione della stessa rete. Aspettiamo che venga caricato il sito. Eccolo qui. La renderizzazione, togliendo il problema per quanto riguarda il wifi, vedete è abbastanza lento nell'aggancio in navigazione, ma non sappiamo se è una questione di questo dispositivo o in generale dello Z9 Max. La renderizzazione, una volta caricata la pagina, è davvero molto rapida, così come la navigazione e lo scrolling della stessa. Facciamo ora un test di navigazione sul sito della Repubblica.it, che è sicuramente più pesante rispetto al sito di jizzchina.it. Apriamolo in modalità desktop, quindi andiamo a cambiare i settaggi e visualizziamolo, come detto, in modalità desktop, quindi ricarichiamolo. Eccolo qui che si sta aprendo. Come potete vedere, anche in questo caso la renderizzazione è molto veloce, così come con il pinch to zoom, nonostante non sia ancora completamente caricata la pagina, non ci sono problemi di lag o impuntamenti. Proviamo a entrare all'interno di un articolo e vediamo che lo stesso viene caricato molto velocemente, con un resize automatico della pagina. Quindi browser stock già riesce a garantire prestazioni in navigazione web davvero soddisfacenti. Le stesse, come sempre, possono migliorare con l'utilizzo di Google Chrome, che è sicuramente più ottimizzato. Ma il browser stock, come detto, fornisce già delle prestazioni adeguate. Facciamo ora un test di riproduzione multimediale con il nostro tipico file di test video, che andiamo ora a riprendere. Apriamo con il player stock. Skippiamo all'interno del file e, come potete vedere, avviene molto velocemente il passaggio da un punto all'altro dello stesso. Dunque, anche la riproduzione di un file video multimediale è sicuramente promossa grazie all'ottimo processore e al quantitativo di RAM generoso. Parliamo a questo punto della ROM del dispositivo, ovvero la Nubia UI in versione 2.8.1, basata su Android 5.0.2 Lollipop, personalizzata nell'interfaccia dall'azienda. Già in precedenti recensioni abbiamo apprezzato la ROM per le sue funzionalità e per la fluidità di esecuzione, che su questo Z9 Max non possiamo far altro che confermare grazie al processore, abbiamo detto, molto potente e a un'ottimizzazione davvero ben implementata. Il sistema però non è localizzato in italiano, anche se arriva con il Play Store già installato, quindi avremo già i servizi Google preinstallati. Tra le funzionalità software troviamo alcune chicche interessanti. Infatti il software su questo dispositivo contiene quasi tutte le funzionalità degli altri brand, come per esempio, facciamo subito un esempio, lo split screen, ovvero la possibilità di aprire due applicazioni dividendo lo schermo a metà, utilizzando una sorta di multitasking, un multi-windows come lo vogliamo chiamare.
All'interno dei settaggi, che sono configurati con uno slide laterale e un settaggio specifico allargato sulla destra, troviamo alcune funzionalità interessanti, come la possibilità di gestire la resa cromatica dei display andando a modificare la saturazione o la temperatura dei colori, la possibilità di gestire le due SIM impostando quale delle due debba telefonare, quale utilizzare la connessione dati per navigare su internet, quindi collegarsi alla rete, gestire le notifiche tramite apposito pannello oppure per app, quindi per ogni applicazione gestire un comando diverso, andare a impostare alcune impostazioni, scusate il gioco di parola, per quanto riguarda la sicurezza, che sono le classiche di Android, gestire gli account o entrare nel menu Future. Che cosa troviamo qui? A parte i profili, ovvero come gestire la modalità Pocket, ovvero quando il terminale si trova nella nostra tasca, quindi quando il terminale è inserito in una tasca o in un marsupio o una di queste circostanze, o la modalità desktop, che consente di gestire il display con la home screen che abbiamo visto poco fa, o con una modalità semplificata con un testo più largo e icone più grandi, quindi una modalità semplificata per magari persone anziane. Inoltre presenta una modalità ad una mano che si consente di rimpicciolire il display ed utilizzarlo ad una mano con una risoluzione di 1280x720 o anche minore, come per esempio 960x540, e una funzionalità di risparmio energetico, Power Save qui chiamata, che consente al raggiungimento di una percentuale di carica residua di attivare automaticamente dei settaggi che consentono appunto di aumentare l'autonomia rimanente del terminale. Dunque, a livello software troviamo, come detto, tantissime implementazioni che non possono far altro che farci apprezzare ancora di più questa personalizzazione effettuata da Nubia. Andiamo ora a parlare della batteria da 2900 mAh, che consente di raggiungere le circa 3 ore e mezza di schermo acceso in modalità bilanciata a fine giornata, quindi al termine della giornata avremo fatto con un utilizzo medio intenso circa 3 ore e mezza. Se andiamo a utilizzare il dispositivo in una modalità più blanda, quindi invece di utilizzare per esempio la connessione dati 4G anche in movimento, quindi con cambio di celle rapido, o l'utilizzo del Bluetooth con gli appositi dispositivi che possono in qualche modo andare a sicuramente trainare maggiormente la carica, si raggiungono anche le 4 ore di schermo acceso. Ovviamente questi risultati sono riferiti all'utilizzo del terminale con entrambe le SIM attive. Andando a utilizzare lo stesso con una sola SIM si guadagna qualcosa in termini di autonomia. La memoria interna, come già anticipato, è da 16 GB, espandibili tramite microSD fino a 128 GB esterni. Sono partizionati in una singola partizione, come ora vi andiamo a mostrare. Eccolo qui. Come potete vedere è presente una singola partizione da 16 GB e, vabbè, in questo caso, nel nostro caso, 64 GB di microSD inseriti nell'apposito slot. È possibile collegare tramite il protocollo OTG dispositivi di archiviazione di massa esterni per leggere o scrivere file. Arriviamo alle conclusioni. In conclusione, per quanto concerne questo terminale, quindi il Nubia Z9 Max, noi ci sentiamo di consigliarlo a tutti coloro che cercano un dispositivo con uno dei migliori hardware in circolazione. Un design molto elegante che riprende le linee estetiche utilizzate nella variante mini, con ottima ROM con base Android Lollipop, uno dei migliori comparti fotografici, lo sottolineiamo questo aspetto, anche se comunque non perfettamente ottimizzati, come detto, la problematica della gestione del focus, ma comunque con un aggiornamento software il tutto può essere sicuramente gestito al massimo. Qualche aspetto che non ci ha convinto è sicuramente l'audio, che seppur di buona qualità non risulta molto alto come volume massimo, e sicuramente il wifi, che ci ha dato non pochi problemi risolti parzialmente solamente con un reset. Sicuramente è migliore la dissipazione e calore rispetto al Mi Note Pro testato in precedenza, dispositivo che, come detto, condivide con questo Z9 Max il medesimo processore, al centro, come già ripetuto tante volte, di problematiche e polemiche per quanto riguarda appunto la dissipazione e calore. In chiusura ringraziamo ancora una volta topresellerstore.it per l'invio del sample qui recensito, disponibile sullo store a prezzo scontato grazie al nostro codice sconto, che troverete nella recensione testuale linkata in basso in descrizione.
Per questa recensione da Luca è tutto. Se avete gradito il nostro approfondimento e dunque la nostra review, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vi rimando alle prossime recensioni che troverete su jizzchina.it.